questa domenica è dedicata a uno strumento affascinante, uno strumento con un suono che si dice pieno di sensualità, il violoncello. Il programma di oggi, che viene eseguito dal duo Ariani-Gianferrari, che vuol dire poi Marco Ariani al violoncello, Marco Gianferrari al pianoforte, ci presenta un brano estremamente interessante per questo duo. Ma il violoncello poi mi pare che abbia una certa familiarità con questa nostra città, no, Chiara? Sì, è uno dei vanti di Bologna, che in campo musicale ne ha davvero tanti. Ne ha da vendere, diciamo. Ne ha da vendere, esatto. Tanti primati. Da Mozart a Rossini. Gli organi più antichi del mondo, quelli di San Petronio. Ecco, insomma, poi nessuno se ne rende conto dove vive. Vive in una città pentagrammata, sì, con tutte le noterelle che vanno in qua e in là, e fra questo c'è anche questo primato del violoncello. Sì, che non è che sia stato inventato proprio a Bologna, però diciamo a Bologna ha visto la sua nascita, Bologna ha visto la sua nascita come strumento solista. Prima era mescolata agli altri archi dell'orchestra, e a Bologna invece si affranca dal gruppo degli archi e viene considerato uno strumento valido per appunto il canto, il solismo, e da qui in poi farà quella brillante carriera che tutti conosciamo. Quindi Bologna riconosce una certa autorità a questo arco. Sì, è uno dei tanti esperimenti che facevano in quella fucina musicale che era la Cappella Musicale di San Petronio. E stiamo parlando del? Ah beh, fine 500, 600, soprattutto il 600 del secolo d'oro. Di questi esperimenti, e tutti si ricordano l'uso degli ottoni per San Petronio, strumento squillante che sicuramente faceva la sua parte in quel grandissimo monumento che è San Petronio, ma appunto anche il violoncello ha conosciuto questo momento fulgido proprio lì. Ecco, quindi lì, questo però è successo nel 1600, noi invece oggi mandiamo in onda un brano... Facciamo un salto di qualche secolo, di sì. Qualche secolo, perché poi composizioni per violoncello ne abbiamo anche, anzi, oggi viene molto utilizzato anche in diversi generi di musicali, quindi anche nel jazz viene utilizzato questo strumento come solista, e per cui noi facciamo un tragitto di qualche secolo e andiamo a un compositore, un bravo compositore del secolo scorso, del Novecento. Facciamo un salto non solo di secoli, ma anche direi geografico, giusto? Geografico, ma sì. Ci spostiamo un pochino verso est. A est, andiamo ad est, a quella che allora era l'Unione Sovietica. Perché oggi vi presentiamo Dmitri Shostakovich, questa sonata per violoncello e pianoforte, opera 40. Diciamo almeno che Shostakovich è un musicista che è nato nel 1906 e che è scomparso nel 1975. Un grande personaggio della musica russa, famoso soprattutto per i suoi quartetti, certo, di cui anche recentemente li abbiamo potuti ascoltare in qualche stagione bolognese, musicale. L'integrale bolognese dei quartetti in Santa Cristina. In Santa Cristina, quello è stato l'anno scorso. Forse due anni fa, proposto appunto per musica in Santa Cristina, una scommessa, perché nessuno avrebbe creduto che il pubblico bolognese seguisse in modo fedele anche numeroso tutta l'integrale dei quartetti, invece serata dopo serata c'è stata una grande risposta. È stata una gradita proposta, ecco, sì. Noi speriamo che anche oggi sia per voi una gradita proposta questo duo, sonata per violoncello e pianoforte, opera 40 di Dmitri Shostakovich per Marco Ariani
al violoncello Marco Gianferrari al pianoforte. Noi vi lasciamo in compagnia di questa bella musica e ci rivedremo la settimana prossima. Grazie. Buona domenica.
Thank you.
siccome nel programma c'era Schumann, abbiamo suonato, adesso vi facciamo sentire un brano di Robert Schumann, dai, fantasy, dai 5 pezzi in stile popolare, 802, il secondo. Thank you.
Na, na, na.